Siamo qui per radiofonica.com al Festival Internazionale del Giornalismo con Concita De Gregorio. Allora, siamo in una situazione difficile in questo momento, il governo eccetera. È stato nominato Presidente del Consiglio Letta. Secondo lei questa è stata una decisione giusta e soprattutto ci sono molte polemiche riguardo i possibili ministri, soprattutto lamenta il popolo della sinistra il fatto che possa esserci molti del PDL. Lei che cosa ne pensa? Allora, Letta è stato incaricato, vediamo se riesce a formare questo governo e vediamo soprattutto i nomi che proporrà, perché certo la riproposizione di ministri che hanno fatto parte dei governi del PDL sarebbe, io credo, difficilmente accettabile. Questo sarà un governo di larghe intese, così come si dice, no? Una formula che serve a definire un governo di intesa PD-PDL. Era questo l'auspicio di Napolitano prima della scadenza del settennato. Le cose sono andate come era prevedibile. D'altra parte, la candidatura di Marini era una candidatura scelta insieme a Berlusconi, poi è naufragata nel voto segreto, così come sono naufragate le altre due candidature, però di Rodotà, che avrebbero dato un altro indirizzo alla vita politica di questo paese, avrebbero portato probabilmente fuori dalle secche del berlusconismo. E però ha vinto, diciamo, la paura, no? Lo spirito di restaurazione, di conservazione. Io credo che ci sia un esaurimento della funzione politica di questa classe dirigente, che è al suo ultimo giro di giostra, che sa bene che è davvero l'ultimo giro e che quindi si tiene bene in sella in nome di un malinteso senso della unità nazionale, del bisogno del paese. Sì, è vero, è tutto vero, cioè è vero che il paese ha bisogno di un governo, è vero che il paese ha bisogno di riforme, soprattutto di risanamento economico, soprattutto di lavoro. Però è anche vero che questo non basta, cioè che bisogna vedere chi lo fa e come lo fa questo governo e questo risanamento. Di fronte alla scelta se andare su uno scenario parlamentare di centrosinistra, cercando di tenere insieme le forze che sono uscite dal voto, e quindi il PD un terzo dell'elettorato, i 5 Stelle un altro terzo dell'elettorato, e provare a governare così, si è deciso, dico si è deciso perché le volontà e politiche sono molteplici, no? Il PD ha molte responsabilità, qualcuna ce n'ha anche il 5 Stelle, che si è arroccato su una posizione di non dialogo, quando invece le condizioni per fare un governo ci sarebbero state. L'8 maggio Vendola ha parlato di una sorta di congresso della sinistra. Secondo lei Barca, che si è iscritto da poco al PD, potrebbe unirsi con Vendola in una sorta di partito di sinistra, di vera sinistra, e lasciare il campo a Renzi per un partito che potrebbe addirittura cogliere il 40% dei voti se Berlusconi non si presentasse? Non lo so, guarda, gli scenari che si aprono sono tutti da scrivere. Sicuramente si affacciano sulla scena politica nomi relativamente nuovi, non è che Barca sia un ragazzino, cioè è un signore di una certa età che sta facendo il ministro in questo momento e che viene da una lunga storia politica anche familiare. Renzi è sulla scena politica da, secondo me, più di 20 anni, cioè dico secondo me perché non lo ricordo con precisione, ma senz'altro anche lui ha cominciato molto giovane, è stato presidente della provincia a Firenze che aveva nei suoi 20 anni, quindi insomma sono senz'altro 20 anni che fa politica almeno. Quindi non sono nomi nuovi, sono nuovi rispetto al fatto che c'è un tappo generazionale che ha chiuso e che ha scartato le possibilità alternative finora. La stessa Deborah Serracchiani è stata mandata a fare il governatore in Friuli, ma tantissimi giovani esponenti di valore sono stati mandati a fare gli europarlamentari, cioè fuori dal centro di potere, in uno spirito appunto, dico, di conservazione. Adesso che Barca e Vendola facciano una forza politica insieme mi sembra prematuro da dire, perché Barca viene da una tradizione politica che è quella del PC e mi sembra di aver capito che la sua intenzione è più che altro quella di, diciamo, per usare un termine improprio, dare la scalata al Partito Democratico, mentre Vendola ha un'identità molto più precisa che non credo intenda abbandonare. Però certo siamo di fronte a quello che D'Alema avrebbe chiamato il ritorno alle case madri, cioè l'amalgama mal riuscita del Partito Democratico poi si è decomposto e si sta ricostituendo una situazione fatta di due nuclei, uno a sinistra
Vendola, Barca, Michele Emiliano, forse Laura Puppato, e uno più al centro con un vago odore di sinistra, che è quello che gravita intorno a Renzi, che viene pur sempre dalla tradizione democristiana. Le faccio un'ultima domanda. Berlusconi ha tantissime vite, ha avuto tantissime vite e lo ha dimostrato anche nell'ultima elezione. Lei crede che se si andasse al voto tra un anno, fatta la legge elettorale e tutto quello che stanno dicendo, lei crede che lui si possa ricandidare o voglia ricandidarsi? No, Berlusconi ha bisogno della politica per restare in vita, da tutti i punti di vista, forse anche biologica. E, sicuramente le sue vicende giudiziarie gli impongono di avere una posizione, diciamo, di protezione. E certamente poi è meglio stare in gioco che non stare in gioco. A questo giro è stato rimesso in gioco dalla imperizia, dalla incapacità del Partito Democratico. Io penso che si ricandiderà, però questa è una mia impressione personale, penso di sì, perché lui non è a capo di un partito, senza di lui il PDL non esiste, come si è visto quando ha provato a sfilarsi e a lasciarlo ad Alfano. I suoi numeri 2 e numeri 3 sono assolutamente non in grado, diciamo così, di organizzare una forza politica di quelle proporzioni, di quelle dimensioni. E hanno bisogno di lui, il PDL è un oggetto ad assetto proprietario, non è un partito in cui se non c'è un leader ne arriva un altro, è una cosa di Berlusconi, quindi senza Berlusconi si scompaginerebbe completamente il quadro politico a destra e credo che sia prematuro. Grazie mille a Concita De Gregorio.